per esempio, io sono siciliano, tutti sono un tecnico biologo di subacqueo che lavora per il settore mare di Alpa, perché ASTO ha monitoraggio del conto di regione toscana e mi occupo in particolar modo di monitoraggio di questione. Devo oggi portare i saluti e le scuse in un certo senso per non essere presente dell'ingegner Berti, del responsabile del settore tutela della natura e del mare della regione toscana. La regione toscana aveva avuto in un primo momento un ruolo, doveva essere partner di questo progetto, proprio perché, come abbiamo sentito anche negli interventi precedenti, la regione è uno stakeholder politico di primo rilievo, di importante rilievo direi in tutto questo progetto e nelle procedure che vengono contemplate nelle attività di trapianto di posidonia, come abbiamo già sentito. Poi, per vari motivi, Regione Toscana ha pensato invece di passare la palla al suo braccio tecnico, chiamiamo così, quindi all'ARPAT, mandandoci avanti appunto come partner di questo progetto, ma comunque Regione Toscana ha espressamente dichiarato con una lettera di endorsement piuttosto convinta, insomma, e mi prega di ribadire anche in questa sede la presenza comunque dietro le quinte di Regione Toscana, che ha un interesse appunto in qualità di stakeholder politico primario in tutto questo processo, un interesse poi molto forte a porre l'attenzione sui risultati di questo progetto LIFE, e quindi fin da ora si impegna ovviamente a aiutarci, a darci una mano per tutta l'attività di governance che, come abbiamo sentito, questo progetto affronterà e che anche noi dovremo affrontare, e poi si impegna appunto fin da ora ad applicare, proprio attende con ansia, e quindi si impegna ad applicare i risultati, le linee guida, i vari documenti manuali che scaturiranno come prodotti, come abbiamo sentito prima, da principali di questo progetto. Quindi, perché la Regione Toscana comunque ci manda avanti nel progetto? Perché appunto il braccio, siamo la parte operativa, tecnica, che compie il monitoraggio marino costiero proprio su questa biocenosi importantissima che è la prateria di Posidonia oceanica, che conduciamo seguendo ovviamente in base al decreto legislativo 152 sulla metodica indicata da ISPRA, come viene fatto da anche le altre ARPA a livello nazionale, quindi con un campionamento che prevede sia un'indagine del limite inferiore della prateria, quindi con l'impiego di operatori subacquei, sia una indagine abbastanza accurata su tre aree diverse alla stazione intermedia. Questa metodologia comprende e prevede anche tutta una serie di parametri definiti accessori che però noi ci siamo sempre impegnati ad indagare, quali lo scalzamento della prateria o anche la valutazione della intensità luminosa o con il posizionamento di specifici data logger. Tutti questi dati concorrono nel calcolo di un indice PREI, che è l'indice di qualità ecologica, che appunto ci dà e fornisce poi alla regione toscana, insieme anche a tutti gli altri dati di monitoraggio, ad avere proprio un quadro d'insieme della qualità del nostro mare toscano. Ma quello che abbiamo sempre cercato di fare nel tempo, in maniera autonoma o appunto utilizzando tutte le opportunità che abbiamo avuto di progetti, di finanziamenti particolari, proprio di avere un occhio di riguardo per la cartografia, quindi la localizzazione geografica delle praterie in Toscana. Ci sono cartografie ormai un pochino datate, e quindi è nostra cura e attenzione anche della regione cercare
di completare e soprattutto aggiornare la cartografia, proprio perché si rende conto, regione prima di tutto, che è la base conoscitiva sulla quale poi si possono esprimere pareri. E appunto questo quello che scaturisce da questo tipo di indagine fatta con strumentazione ecografica, sonar, multibeam e poi verifiche ROV a mare, è proprio una restituzione di cartografica di dettaglio che, per quanto riguarda almeno Regione Toscana, è un pochino più moderna, diciamo così, un pochino più aggiornata rispetto a quella esistente. Tutto questo appunto serve per quello che io, in maniera abbastanza approssimativa, oggi devo qui rappresentare, cioè raccontare un esempio di governance, appunto, di collaborazione, di sinergia tra Regione e ARPAT, proprio nell'espressione di un parere, tutte le qualvolta, anche questo è stato detto, si deve affrontare la problematica di un impatto di opere o infrastrutture costiere che possono essere, devono essere assoggettabili a VIA, procedure VIA, VAS, ma anche altre, come abbiamo visto, che provocano un'interferenza importante sulla prateria di Posidonia, sia un'interferenza diretta proprio con perdita importante di prateria e anche poi indiretta con tutti gli effetti, le concause che questo impatto di posa di un cavo o attività di altro tipo possono avere sull'ambiente marino, quindi con un aumento. Con un aumento di intorbidità, una riduzione della trasparenza, eccetera. Quindi tutte queste questi impatti, diciamo, questi effetti dell'impatto devono prevedere delle attività di monitoraggio e possono prevedere ovviamente una indicazione di attuazione di un'attività di trapianto, spostamento o comunque nuovo reimpianto di Posidonia. Mi fermo un attimo. Sì. Scusate, cerchiamo un attimo di risolvere questo problema, altrimenti si chiama un goccio. Ci siamo fermati. Si chiama un goccio. Sì, guarda, questi sono finiti. Iniziamo. Quindi faccio solo accenno a due esempi che hanno in Regione Toscana, nella nostra regione, hanno comportato quindi un impatto importante sulla prateria con un danno quantificabile come proprio perdita fisica di prateria. Sparisce tutto. Cosa l'ha persa, perché l'aveva detto, perché l'aveva detto. Vabbè. Niente, facevo manca proprio la slide procedurale, diciamo, mi è saltata proprio la slide in cui, niente, semplicemente illustravo il procedimento partendo dall'esempio che è già stato accennato, appunto, del nuovo piano regolatore del porto di Piombino, che ovviamente ha
interpellato, cioè la cui progettazione iniziale è stata presentata alla regione Toscana, la quale con le sue procedure VIA ha poi sottoposto il progetto all'ARPAT, che si è espressa con una serie di contributi tecnici, alcuni dei quali proprio prendevano in considerazione l'impatto su praterie, con i quali si suggerivano appunto attività di trapianto. Ovviamente questi nostri pareri tecnici, insieme anche a quelli dei dipartimenti locali, territoriali, che tengono presente anche altri aspetti dell'ambiente marino, sui sedimenti, sulla movimentazione, eccetera, ritorna a Regione Toscana, che poi emette, tenendo conto, facendo propri i nostri pareri, ritorna un parere finale, diciamo, al richiedente con tutta una serie di prescrizioni. E questo invece era un esempio che mi piaceva fare, è l'ultimo, diciamo, l'ultimo in ordine cronologico sul quale abbiamo cominciato ad esprimerci, perché è un'attività di quest'anno, non è un'attività ancora in essere. È il progetto di autonomia idrica dell'isola d'Elba con la realizzazione di un impianto di dissalazione. È un progetto presentato da ASA Livorno, che essendo una ex municipalizzata ha particolarmente a cuore che appunto tutto il procedimento, ancor prima delle fasi cruciali del procedimento di VIA, sia condiviso in maniera ampia, trasparente con Regione Toscana e anche con noi. Quindi ha proprio voluto degli incontri specifici nei quali loro stessi ci hanno chiesto di suggerire altro, ecco, di dare ulteriori prescrizioni, approfondendo l'argomento non solo su Posidonia, ma anche su altri aspetti dell'ambiente marino legati alla fauna ittica. Quindi è un processo estremamente virtuoso, a nostro parere, per il quale sono stati previsti, appunto, come si diceva prima, dei progetti pilota, proprio per, ancor prima di creare l'impatto, ancor prima di agire con lo spostamento, con il trapianto, proprio capire quali siano le aree migliori per il trapianto e quali siano le tecniche migliori da utilizzare. È un progetto che poi è stato realizzato da questa società privata, Element Works, con anche la collaborazione del professor Cinelli, di altre società private come la Marea. Progetto pilota che, oltre al progetto pilota stesso, quindi dove si utilizzano le tecniche tradizionali illustrate anche nei precedenti interventi, si è pensato di sperimentare anche questo ulteriore sistema con l'utilizzo di cime di canapa, con dei blocchetti in materiale plastico sulle quali fissare le talee. Ha solo 9 mesi di vita questo tipo di installazione, ma mi dice chi ha effettuato il monitoraggio recentemente che per il momento questo disegno di reimpianto sembra estremamente utile, che facilita appunto il monitoraggio e il conteggio della densità. In 9 mesi non c'è stata nessuna perdita di talee, di piantine, benché questo sia una postazione localizzata a 10 metri di profondità, in corrispondenza del limite superiore, quindi un limite abbastanza fragile, che ha comunque risentito di diverse mareggiate in questi 9 mesi. Un aspetto che invece in Toscana manca ad oggi, non l'abbiamo mai messo in atto, ma penso, spero che possa essere anche questo motivo di approfondimento, di discussione nell'ambito dell'AIFE, è proprio il ruolo che parere, post realizzazione dell'intervento, e il ruolo di poi controllo e monitoraggio finale, ovviamente dopo i 3-5 anni di cui si parlava, proprio anche a carico di ARPAT, e quindi di Regione Toscana, delle
regioni in genere. Ecco, questa parte fino adesso è sempre un po' mancata nella nostra regione, invece ci auguriamo che possa essere implementata. Grazie. Grazie Cecilia per la presentazione, scusa per l'inconveniente. No, scusate voi. Grazie per essere stata nei tecnici.